Ciao a tutti, ci troviamo oggi a Tornavento, piccola frazione del comune di Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Tornavento è stato anche eletto borgo più bello della provincia di Varese nel 2019. Tornavento fa parte del Parco del Ticino. Il toponimo deriva molto probabilmente da Turris Navensium, ovvero la Torre dei Naviganti. La piazzetta Parravicino è un meraviglioso balcone che si affaccia sulla catena montuosa delle Alpi, dal quale si può godere di un meraviglioso panorama dal Monte Rosa al Monviso. Sulla piazzetta spicca anche la parrocchiale di Sant'Eugenio. La piazzetta è molto frequentata, in particolar modo durante la stagione estiva. Bar, gelaterie, ristoranti e anche delle sedie dalle quali si gode il panorama. Da questo belvedere, che è stato restaurato nel 1998, si possono vedere i due canali, il Villoresi e il canale industriale, oltre che al ponte in ferro del Ticino che dà inizio al Naviglio Grande. Tornavento è particolarmente conosciuta per la storica battaglia svoltasi nella guerra dei Trent'anni tra spagnoli che governavano Milano e francesi. Si svolse il 22 giugno 1636, viene rievocata ogni anno tramite una manifestazione folcloristica. La chiesa di Sant'Eugenio, per come la vediamo allo stato attuale, è riconducibile alla seconda metà del XVIII secolo. Ma in realtà di questa chiesa si ha già testimonianza nel Medioevo, quando c'era in realtà soltanto una cappella. All'interno troviamo una deposizione del 1545. Qui passavano le condotte di merci, su carri trainati da grossi cavalli sudati e annaspanti sotto il greve peso, incitati dallo schioccare della frusta e dal vociare dei rudi cavallanti. I percorsi che potrete intraprendere a piedi o in bicicletta sono molteplici. Potrete scendere nella valle del Ticino, lungo i canali, o ancora inoltrarvi nel bosco fino a una piccola chiesetta e ammirare la valle dall'alto, o ancora prendere l'antica via Gaggio, un'estesa brughiera che in 3 chilometri conduce a Lonate Pozzolo tra antichi attrezzi agricoli, militari, trincee e anche antiche piste di atterraggio. Per ristorarvi potrete decidere di fermarvi all'ex dogana austro-ungarica, ora centro parco, dove troverete, oltre a una mostra e sale per eventi, un piccolo bar con bottega e ristoro, con prodotti tipici del territorio, che organizza anche molto spesso dei bellissimi corsi molto originali. Ora vi lascio con una meravigliosa colonna sonora. Alla prossima!